Buongiorno e buon lunedì, ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa di TV6. Inizia l'ultima settimana di giugno con questo lunedì 27 appunto, giugno 2016. Staremo in vostra compagnia per mostrarvi le pagine dei quotidiani nazionali e locali. Per quanto riguarda le pagine nazionali, tengono banco le elezioni in Spagna che arrivano a pochi giorni di distanza dalla Brexit, tra poco eh, vedremo come i, ehm, eh, le principali testate nazionali commentano eh, quanto è avvenuto e quanto è accaduto in Spagna, qual è il responso eh, del, delle urne. Spagna che insomma eh, è sulla strada eh, dell'Italia per il campionato europeo, la partita si giocherà nel pomeriggio e chiaramente i quotidiani eh, sportivi eh, danno... Eh, ed è anche scontato molto molto spazio alla partita di eh, questo eh, pomeriggio. Poi chiaramente per quanto riguarda i fatti eh, sportivi eh, locali eh, c'è il eh, calciomercato che impazza con il Pescara in Serie A e il Teramo in Lega Pro eh, particolarmente attivi, invece ancora in ritardo la Virtus Lanciano e poi complimenti alle eh, ragazze eh, del Pescara Pallanuoto che hanno conquistato la Serie A e anche ehm, su, uh, questi, ehm, su questo fatto insomma, vedremo eh, come i giornali commentano l'impresa delle ragazze di ehm, eh, mister Cianfrone. Andiamo ora eh, con eh, la prima pagina del Corriere della Sera, iniziamo la nostra rassegna stampa. Spagna senza maggioranza, i popolari Crescono, restano primi, eh, Podemos non riesce a superare i eh, socialisti, non sfonda il partito antisistema di Iglesias, nessuno può governare da solo. Ipotesi, grande coalizione. Poi eh, sotto la testata Bill Gates non fermeranno il eh, progresso. L'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, eh, nuovi credibili eh, stili pubblici e l'ora di Milano anche in. Politica. Poi in taglio medio, mh, pronti a intervenire per i risparmiatori Vertice, Renzi, ma non vedo rischi per l'Italia. Poi in basso ehm, la fotonotizia: la resistenza scozzese all'uscita dall'Europa, la Premier Sturgeon no alla ratifica. In basso il Papa, la Chiesa eh, chiede scusa ai gay. Colloquio sul volo dall'Armedia, Lutero un riformatore esiste un solo eh, pontefice. Poi il verbale di Cutolo, salvare Moro, Gava ci eh, bloccò. Mentre lo studio negli USA, la mediocrazia, eh, vince negli Atenei. Prima pagina della eh, Repubblica, eh, la Spagna premia Rajoy, Podemos niente sorpasso, i popolari avanzano ma non hanno la maggioranza, il PSOE Tiene e resta secondo. E poi eh, il eh, dopo Brexit riaprono i mercati, pronto lo scudo eh, antispeculatori. Eh, Oggi il vertice a 3 a Berlino: la eh, Scozia rifiuterà di eh, lasciare l'Unione Europea. E poi il eh, governo e Banca Italia: un piano per le banche in caso di nuovi eh, crolli. E poi ancora in eh, basso il eh, Papa è uno solo, Benedetto è emerito, chiedere scusa ai gay ma anche ai ehm, poveri. Tutto questo eh, dice eh, Papa Bergoglio di ritorno dall'Armedia. Orfini, rimango commissario a Roma. C'è chi rimpiange il PD di Mafia Capitale. Tutto questo dopo le critiche del ministro Madia la scorsa settimana. In basso ancora vaccini se il giudice va contro la scienza. Lasciamo la prima pagina della Repubblica. Andiamo a vedere ora la prima pagina del giornale. Petizione farsa, la grande truffa dei 3 milioni eh, di firme contro la Brexit. Può votare chiunque aperta un'indagine, ma la Scozia vuole bloccare l'uscita dall'Unione Europea. Anche in questo caso ehm, il viaggio, si parla del viaggio in Armenia eh, del Papa, la Turchia fa come il califfo, chiama il Papa crociato. E poi ancora la provocazione: allora rivotiamo anche per i eh, sindaci, e poi ancora in basso chi attacca gli inglesi ha distrutto l'Europa. La carta non vieta di lasciare eh, l'Unione. E poi in taglio medio la Rai Renziana è già nel caos: vigilanza contro i vertici. Informazione eh, di parte: guai in via eh, Mazzini. E poi ehm, occupazione: trattano la TV di Stato come se fosse il eh, salotto degli amici. E poi eh, per lo sport stadio maledetto e Spagna, l'Italia contro i suoi tabù eh, nazionali in campo alle eh, 18. Eh, la prima pagina ora del Fatto Quotidiano, questo è il titolo d'apertura, Renzi vuole entrare nelle banche, piano segreto, un paracadute anti-Brexit con altri 40 miliardi di debito pubblico. Eh, a proposito di Brexit, Inghilterra il divorzio dall'Europa squassa i laburisti. Corbyn rischia l'exit, il leader rosso e le ambiguità sul referendum. Eh, AAA, ah, 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 mare Cercasi, ormai si è ristretto il Mediterraneo da Egitto a Turchia, presenze in calo. E poi ancora sotto il titolo d'apertura possiamo leggere Spagna impaurita, Rajoy vince ma non basta per governare a sinistra, testa a testa Podemos, PSOE i risultati parziali pre, ehm, premiano i partiti tradizionali i popolari guadagnano rispetto alle elezioni di dicembre ma ehm, abbastanza per formare un eh, governo difficile il sorpasso di Iglesias ai socialisti di eh, Sanchez e poi storia di Copertina i padroni del eh, cinema sono loro i gruppi che dominano il mercato sono gli stessi che si spartiscono la torta dei contributi pubblici milioni e milioni di euro e tutto questo anche grazie ad amicizie e parentele di politica e eh, governo e, e poi possiamo lasciare eh, il fatto quotidiano andiamo a vedere la prima pagina eh, dell'unità anche in questo caso in primo piano le elezioni in eh, spagna Telenovela spagnola, Spagna nel caos politico, il voto sancisce l'ingovernabilità, nessun governo è possibile, Popolari primi, Socialisti secondi, non c'è il boom di Podemos, vince la legge elettorale. Poi il referendum travolge anche il Labour e Corbyn è sfiduciato, l'ANE partita Brexit ancora eh, aperta, disagio dei poveri strumentalizzato e, mh, dalla parte opposta, l'intervento di Cacciari o l'Unione Europea cambia o eh, muore. E poi ehm, Euro 2016, oggi alle 18 il dentro o fuori dell'Italia contro la Spagna e la Germania eh, già ci eh, aspetta. Il commento alle elezioni ehm, in Spagna, la Spagna non svolta. Ehm, in basso, meridiana, spirali positivi, ora accordo eh, possibile. Andiamo ora a vedere la prima pagina di libero, poi vedremo anche il Messaggero e poi passeremo alle testate locali. Ecco la prima pagina di libero: lo studio di Bruxelles. Se votiamo. Tanti saluti all'euro. Nell'ultimo anno gli euroscettici del nostro paese hanno superato i favorevoli all'Unione. Siamo eh, più delusi perfino degli inglesi. Ora vanno prese decisioni vitali, facciamo un referendum anziché correre dalla Merkel. E poi c'è l'articolo di Franco Becchis. Eh, al centro eh, di Battista sì, al referendum sulla moneta unica Europa. Italia governo nel 2017 cambiamo tutto. In basso, scritta all'Akbar sotto le due torri a Bologna, gli islamici eh, sfregiano San Petronio. Maurizio Martini, il ministro democomunista, partito dai tori da Monta. E poi ancora oggi alle 18: Italia-Spagna, come vendicare Vale e il nostro orgoglio eh, ferito. E, come detto andiamo a vedere ora la prima pagina del eh, messaggero, anche il eh, quotidiano romano eh, dedica eh, l'apertura alle elezioni. Spagnole. Spagna, non c'è l'effetto Brexit, Podemos fallisce il sorpasso dei socialisti, Rajoy vince le elezioni ma non ha la maggioranza per formare il governo, il Partito Popolare dovrà scendere a patti con il PSOE, c'è il rischio di un nuovo stallo. Sotto la testata Euro 2016 Conte lancia l'Italia con la Spagna, serve la gara perfetta, Germania... Ai eh, quarti eh, l'editoriale di Alessandro Campi. Il voto utile ha prevalso la eh, domanda di eh, stabilità. E poi ehm, l'editoriale, eh, pardon, scusate, di Spalla, l'articolo di Giuliano da Empoli: Le ragioni del no: il diritto di tutti di scegliere il proprio eh, futuro. L'analisi sempre del voto in Spagna: la svolta moderata non è bastata a eh, Iglesias. E poi. Ehm, sempre eh, per restare in ambito eh, estero Scozia pronti a bloccare l'uscita Cameron prende tempo sull'addio al prossimo Consiglio europeo non sarà notificato eh, alcun eh, provvedimento e poi ehm, in taglio meglio Renzi in Europa serve una svolta ma Berlino frena oggi il summit a tre con Merkel e Hollande il eh, Premier è importante la nostra presenza in basso il Papa l'Unione Europea rischia la balcanizzazione e poi ehm, via agli orali, maturità arriva lo scoglio Quizzone, oggi il test è temuto dagli eh, studenti. Eh, lasciamo dunque il ehm, messaggero, la prima pagina nazionale del messaggero e ora ehm, andiamo a vedere eh, i, ehm, le prime pagine del eh, centro, delle quattro edizioni del centro partendo dall'edizione aquilana. Ecco qui l'apertura, 16.000 euro al mese ai consiglieri, l'Aquila pubblicati i dati delle presenze di maggio tra assemblea civica e sedute di commissioni in testa alla classifica degli staccanovisti e più pagati. Ci sono Vici Colonna e Cimoroni, sotto la testata lo sport, e chiaramente l'attenzione è sulla partita dell'Italia. Conte, io ci credo, possiamo formare a questa Spagna il punto di Stefano Tamburini su coraggio. Nel caso poi c'è la Germania, che sarebbe un quarto di finale durissimo, ma si fa riferimento evidentemente alla tradizione positiva degli azzurri nelle grandi manifestazioni contro la eh, Germania. E poi ehm, ci sono eh, un paio di corsivi, le eh, idee Brexit, ora l'Italia cerchi un suo ruolo di Andrea Sarubbi e poi Alfredo De Girolamo e Enrico Catassi, sua maestà fra Israele e eh, Palestina. Ehm, la Fotonotizia frittatona di 99 metri, eh, piano la punta al eh, Guinness, mobilitazione nella frazione aquilana. I richiami di cronaca eh, a Sulmona, la squadra della Casini, il nodo dei socialisti, rinvia la nuova giunta a Capistrello, morso del ragno salvato in extremis. E eh, eh, in basso il Buongiorno Abruzzo di Rossano Orlando, a 103 anni accompagna il figlio alle nozze. La prima pagina ora di Chieti, Lanciano Vasto, discarica bruciata, 12 mesi di veleni. Chieti, il 27 giugno 2015, il rogo a Colle Sant'Antonio che sprigiona sostanze tossiche anche in città. L'ordinanza del Comune non ha avuto seguito, un anno dopo l'area ancora piena di immondizia. Foto notizia, calcio, le prime mosse delle società chietine, Lanciano la scala e il direttore generale, il Chieti di eh, Trevisan, va ad Aielli. I eh, richiami di cronaca, eh, nuova giunta, appello al sindaco, intellettuali a Pupillo, apri eh, alla società. Eh, ovviamente tutto questo a Lanciano, a Basto, o um, per meglio dire a Casal Bordino, l'ambulante annegato, dimenticato dai eh, parenti, l'ambulante eh, trentenne polacco che è eh, morto eh, annegato a Casalbordino la scorsa la scorsa settimana. Eh, la, lasciamo l'edizione di Chieti, andiamo all'edizione di Teramo, la rivolta dei migranti in quest'ora i 25 a Teramo da Reggio Calabria, ma 6 si rifiutano di farsi identificare. Ora sono in stato di fermo. Tutti gli altri sono stati registrati e alloggiati presso il residence Felicioni di eh, Roseto. Eh, la fotonotizia è dedicata al calcio, il DS Lupo. Ecco come sta nascendo il nuovo Teramo, il punto sul mercato fatto dal Neo DS. Eh, bianco-rosso qui nella foto con il presidente del Teramo Campitelli. Andiamo ai richiami al Mazzini, a Teramo salvata a 29 anni da un aneurisma. A Sant'Egido si apre il processo per la truffa all'Inps E ora la, la prima pagina dell'edizione di eh, Pescara eh, che andiamo a eh, vedere, dopodiché chiaramente inizieremo la rassegna nelle pagine interne del eh, centro. Ecco qui, vigili eh, sulla riviera anche eh, di notte a Pescara, eh, la polizia municipale corre ai ripari dopo che una 22enne è stata travolta davanti a. Al San Marco, agenti in strada fino alle 4 del mattino, la novità forse in vigore da questo fine settimana. La fotonotizia, lo abbiamo detto proprio nell'introduzione di questa rassegna stampa, pallannotto femminile, sono ragazze di serie A. Splendida promozione del pescaresi, dell'original marine. E poi i richiami ehm, di eh, cronaca, dogali, le spese legali pagate dal eh, comune dell'importo di eh, quasi 13.000 euro. Eh, la, eh, la cronaca, all'età di 15 anni, tenta il furto eh, bloccata, sempre allarme sicurezza, a eh, Pescara. Eh, entriamo all'interno eh, del centro, ehm, a, andiamo a pagina 7, la pagina dell'Abruzzo, una staffetta trekking per sostenere l'economia dei parchi, parte dai Sibillini e si conclude a Civitella Alfedena il 10 luglio, un'iniziativa di Mountain Wilderness Italia e eh, Abruzzo. Eh, eh, la parola ora a Confagricoltura Abruzzo, danni da fauna, la regione latita, Gasbarro, incomprensibili le ragioni. Eh, dei mancati risarcimenti. Poi a pagina eh, 8 rigore e produttività. Quanto paga essere Martelli come Conte? Eh, Nell'articolo di Andrea Mori, manager, eh, presidi e allenatori valutano pro e contro eh, della filosofia del CT eh, Azzurro. Qui abbiamo eh, varie prese di eh, posizione, eh, il eh, dirigente scolastico del Da Vinci eh, Bocchia, il metodo eh, di Conte premia se il gruppo da dirigere è piccolo eh, come una scuola. Di calcio, ma se hai una scuola con 1500 allievi, puntini puntini. Manuela Di Pietro deve essere il capo un allenatore a dare la spinta giusta, occorre che ci sia voglia di crescere e affermarsi. Poi l'allenatore del Pescara Massimo Odo, ognuno ha il suo modo di agire e non credo che esista una unica strategia vincente, ma quando si lavora esigo il massimo impegno. Nicola Rossi di Monster.it Ottenere risultati e raggiungere obiettivi sono focus fondamentali per ogni coach, manager e mentor. E poi scendiamo Geruca Gianluca Zelli della HumanGest: tutti i collaboratori che agiscono in nome di un obiettivo aziendale devono farlo al massimo delle proprie potenzialità. E poi Fabrizio Famade di El Foundry. Eh, abbiamo quasi quotidianamente momenti di confronto sul lavoro, mentre una o due volte l'anno ci sono confronti più eh, importanti. Riprendiamo. Con la cronaca a Pescara e con l'articolo che ha dato anche l'apertura all'edizione del centro Vigili Urbani sulla Riviera fino alle 4 del mattino, la novità dovrebbe entrare in vigore già da questo fine settimana, intanto migliorano le condizioni della 22N investita davanti al eh, San Marco. e Poi il solito bilancio post domenica estiva, la domenica al mare, il lungomare si riempie d'auto, 50 multe per sosta eh, vietata. e Poi eh, mare si accorcia alla zona vietata e il comune richiede l'autorizzazione per togliere i cartelli all'altezza di via eh, Galilei. Il comune paga a Dogali 13.000 euro di spese legali. L'ex consigliere dell'Udc coinvolto nell'inchiesta sull'urbanistica e poi assolto ha ottenuto dall'ente il rimborso dei costi sostenuti per il procedimento eh, penale. Poi il cambio della Guardia in Consiglio, Casciano al posto di Natarelli e Braccio di Ferro dentro il PD. In basso riparte la eh, trattativa per il Parco Nord, bocciato il ricorso dei proprietari per ridurre i vincoli dell'area, il Comune si fa avanti con una eh, offerta. E poi eh, contestata la variazione di bilancio, eh, parla il consigliere della lista Teodoro Pignoli, noi 15.000 euro per la tutela degli eh, animali, mentre eh, eh, Forza Italia riapre lo scontro, Alessandrini ti devi dimettere, nuovo attacco al sindaco in viaggio con D'Alfonso a eh, Gerusalemme. E poi avanti, turni eh, massacranti, l'appello degli infermieri, la federazione pescarese che raccoglie 2200 professionisti, chiede alla Regione ambulatori e nuovi servizi. L'assessore eh, Paolucci eh, avrete un ruolo. Eh, centrale. Poi eh, la cronaca, l'Ada dei 15 anni, tenta il furto, bloccata in via eh, Raffaello a eh, Pescara sempre. In 300 firmano contro il degrado via Moro, tombini otturati, erba sui tetti, luci fulminate, petizione dei eh, residenti. A eh, Montesilvano, ok ai eh, pannelli antirumore lungo il tracciato. Ferrovia, dopo tre anni di battaglie da parte dei cittadini che abitano a ridosso dei binari, il Comune ha dato l'ok ok all'esecuzione del progetto di eh, ferrovie. E poi, sempre a Montesilvano, incidente tra due auto: uno dei conducenti è eh, ubriaco. Eh, avanti ancora con ehm, la eh, pagina di Chieti, vedremo le pagine di Chieti, L'Aquila del, del centro, poi andremo con il eh, collegamento. Eh, collegamento telefonico con Giovanni eh, De Palma di Abruzzo eh, Meteo. Il caso l'annegato dimenticato dai parenti. Cas eh, Casalbordino, venditore di cocco morto. Nessuno dalla Polonia ha risposto al consolato La Salma sepolta dal eh, comune. Chieti la discarica dei veleni piena di rifiuti a un anno dall'incendio, nessuna bonifica. Recuperati in A14, autocarro e mezzi rubati, il bottino del valore di 500.000 euro è stato restituito a un imprenditore eh, marchigiano. E ora la pagina eh, dell'Aquila: i costi della politica. A maggio, spesi 16.000 euro per i gettoni dei consiglieri. In testa alla classifica dei più presenti e più pagati: Ludovici, Colonna e Cimoroni. Chiude la lista il componente aggiunto Gamal, al quale non spetta l'indennità. Addio a Narducci, l'alpinista pioniere del Gran Sasso che si è spento ieri a Fossa all'età di 80 anni. Polizia municipale e vigili urbani senza guida spunta il ritorno di eh, grippo. E poi per la cronaca Morso del Ragno rischia shock anafilattico a Capistrello, giovane in ospedale con la gamba gonfia per la reazione allergica, salvo grazie al cortisone. E ora la pagina di eh, Teramo, salvata a 29 anni da un aneurisma, la ragazza trattata... Nella radiologia vascolare Almazzini ora sta bene, il primario ehm, dice basilare l'intervento eh, tempestivo, mh, la rivoluzione di, di Egidio da luglio collegata in rete la radiologia di Sant'Omero a quella di Teramo, le lastre di notte saranno Lette in pochi eh, secondi, e poi l'abbiamo visto nell'apertura del eh, centro edizione Teramana: sei migranti si sono ribellati in questura, hanno detto no all'identificazione e ora sono in stato di fermo. Gli altri 19 alloggiati a Roseto. Finiamo eh, mh, qui con la cronaca sul eh, centro. Prima di passare al messaggero Abruzzo, io do il eh, buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E allora dopo la domenica di ieri possiamo dire che si è fatta attendere ma è arrivata l'estate? Beh eh, sì, diciamo che si è, si è fatta attendere, però purtroppo c'è da attendere ancora qualche giorno, nel senso che... Eh, se da un lato nella giornata di ieri si sono avuccie, cioè, soprattutto nella prima parte della giornata il tempo è stato splendido un po' su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio sera, soprattutto in serata, si sono verificati temporali anche di forte intensità nel Chietino eh, ed è un chiaro segnale che sta aumentando l'instabilità perché nelle prossime ore, Andrea è previsto il transito di un impulso di aria fresca proveniente dalla Francia che favorirà la formazione di temporali soprattutto nel pomeriggio sera, in particolar modo sulle zone interne montuose ma in estensione poi entro la serata anche sul versante orientale con temporali che potrebbero estendersi anche lungo la fascia costiera. Quindi questa è una cosa da segnalare, altra eh, situazione da segnalare la possibilità di fenomeni intensi, non si escludono delle grandinate, purtroppo perché insomma ci sarà anche un elevato contrasto tra masse ed aria. Insomma l'energia in gioco è abbastanza elevata, quindi eh, non si escludono fenomeni anche di una certa consistenza. Poi da domani la situazione tenderà a migliorare, tra oltre, stasera e domani inoltre è prevista una eh, generale diminuzione delle temperature perché arriverà, aggiungeranno masse d'aria più fresca, però c'è una buona notizia e riguarda il miglioramento. Atteso soprattutto eh, nella giornata di mercoledì. Da mercoledì in poi, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione, che alla luce dei dati attuali dovrebbe garantire tempo stabile su gran parte del territorio regionale con temperature in aumento almeno fino alla fine della settimana. Ecco, quindi questa è una buona notizia, quindi ancora un po' di pazienza Andrea, tra oggi e domani bisognerà fare i conti con dei temporali localmente di forte intensità e, e un generale calo delle temperature, ma da mercoledì l'estate tornerà, eh, eh, tornerà ad essere eh, abbastanza decisa, quindi è previsto anche un deciso aumento delle temperature a tempo. Eh, Giovanni, un po' di tempo che non ti sento sul tuo Pescara. Come sta nascendo la squadra di Oddo? Oggi arriva Cristante, eh, sì. sabato, sabato c'è stato il mancato contro eh, riscatto dell'Udinese per Verre. Dunque, un altro tassello per il centrocampo. Torna Brugman. Come, come nasce questo Pescara, secondo te? Sta nascendo molto bene eh, se, secondo me perché la società sta lavorando molto, molto bene. Eh, e sono ottimista perché, anzitutto, è, stavolta è, diverso, è diversa la situazione rispetto a quattro anni fa. Perché adesso abbiamo in panchina soprattutto Mister, mister Odd ed è una garanzia. Poi c'è la società che sta lavorando bene. Eh, il centrocampo è stato confermato quindi gran parte del centrocampo è stato confermato ed era quello che comunque il Mister aveva chiesto. Cioè, smantellare la squadra con, eh, eh, con qualche innesto poi si può, si, insomma, si può affrontare questo campionato difficile ovviamente molto più difficile ma ripeto fino a questo momento la società e la, la, ovviamente tutto lo staff sta lavorando molto bene sul calciomercato è chiaro che c'è stato un sacrificio importante con la, la padula ma questo insomma eh, ce n'era proprio il bisogno perché insomma in Serie A c'è bisogno anche di qualche sacrificio perché eh, ovviamente eh. con una cifra del genere si può comunque c'era bisogno di incassare di fare casse quindi la padula è stato un sacrificio che però vale vale perché nel senso che potrebbero essere acquistati sicuramente saranno acquistati altri giocatori che fanno al caso nostro Andrea questo è il mio parere va bene Giovanni ti auguro una buona settimana buon lunedì Grazie Andrea, una buona settimana anche a te e a tutti i telespettatori di Tfusini. Grazie a Giovanni De Palma, allora andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero Abruzzo, poi andiamo in eh, pubblicità. Eh, ecco qui l'apertura, progetto Case in... Abbandono l'Aquila, le spine del dopoterremoto, rifiuti non ritirati e mancata manutenzione monta la protesta a Bazzano e Preturo per la condizione degli alloggi provvisori. Sotto la testata L'idea scanno lancia i matrimoni con il tradizionale costume eh, nuziale eh, per lo sport l'intervista Vitturini io in Serie A è un sogno che si avvera. Teramo senza soldi, l'Interamnia salvata dai comuni del Vomano. L'intervento del consorzio BIM, che raggruppa anche Centri del Torino, garantirà la manifestazione sportiva, arrivata all'edizione numero 44. Poi ancora lotta ai furbetti, contributo eh, maggiorato: donna nei eh, guai, eh, sempre all'aquila. Eh, Di spalla il camorrista vuole diventare eh, ragioniere, esame blindato e non è mai troppo tardi. Antonio Cava, detenuto al 41 bis, parla attraverso un vetro. In taglio medio, intanto la fotonotizia, Vespe di tutta Italia a Popoli, l'omaggio, a Dascagno. Poi Pescara ex Enaip in cambio del Parco Nord, il vecchio centro di formazione acquisito dal comune, entra in un'ipotesi di scambio. E poi ancora in basso i trucchi della mala fingono un guasto per fare una rapina è accaduto ad Ari in provincia di Chieti. Allora noi ci fermiamo, poi dopo la pubblicità rientreremo per andare all'interno delle pagine del Messaggero Abruzzo, pagine di cronaca, poi anche le pagine dello sport con Gazzetta Corriere e i quotidiani locali. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che riprende come detto dalla rassegna del Messaggero Abruzzo, siamo sulla pagina di Pescara, la lunga marcia delle Vespe, popoli capitale dello scooter, in 800 sono arrivati da tutta Italia per celebrare il geniale inventore del mito, il modello più antico è del 53, il raduno si è concluso a Castelvecchio eh, su compie 70 anni il mezzo che mise in moto l'Italia, un monumento ricorda l'ingegnere Corradino D'Ascanio nato in Corso Gramsci poi i nodi urbanistici siamo a Pescara, la scommessa Ex Enaip in cambio del Parco Nord, l'area d'oro, e l'ex scuola Muzi. Tra gli immobili che il comune acquisisce oggi dal Demagno. Andiamo nella pagina aquilana. Progetto case all'abbandono, immondizia e cattivi odori a segnalare il disservizio. Molti assegnatari infuriati degli alloggi di Bazzano. Situazione simile anche nelle frazioni, nonostante l'inadeguato aumento della TARI. Antonio Nardantonio non ci sta a Preturo, neppure il minimo segno di ordinaria manutenzione di spalla rischia il processo furbetta di 76 anni avrebbe fatto um, risultare un immobile come abitazione principale percependo 426 mila euro invece di 80 mila euro in basso più orientata da tre eh, macedoni a 16 anni drammatica eh, udienza um, andiamo con la pagina della Marsica, i telefoni del CAM sempre muti, la denuncia di un avvocato, eppure l'ente punta sui cittadini che dovrebbero segnalare le, la mancanza del contatore sull'altro fronte, almeno tre i numeri a disposizione. Ma la contestazione prende sempre più corpo. Dovrebbe essere molto più semplice mettersi in contatto con gli uffici. A Sulmona, due centrali idroelettriche paralizzate dalla burocrazia ha perso già mezzo milione di royalty per gli impianti fermi dal 2010 di Colle Savente e eh, Pratola eh, Peligna. E poi, come abbiamo visto anche eh, in ehm, prima pagina, venite a eh, sposarvi a eh, Scanno. Andiamo avanti nella pagina di eh, Chieti, si ferma per soccorrere una donna automobilista rapinata di giorno, la vittima è una ragazza di 30 anni e caccia tre malviventi dell'est Europa, due eh, uomini in canottiera sbucano dai bordi della strada e riescono a immobilizzarla eh, sulla provinciale che porta a dare il trucco della giovane che chiede eh, aiuto, eh, indagano i eh, carabinieri. Eh, bottino di appena 50 euro per la gang, che si è data la fuga su una punto eh, grigia. Eh, poi a eh, Vasto, raccolta differenziata, parte oggi il secondo step, a Ortona, riqualificazione Terravecchia, torna. L'antica pavimentazione a Lanciano, Giunta Caporale e la terza donna risolto il problema delle quote rosa dopo ehm, eh, l'accordo con eh, le liste interessate. Eh, la pagina di eh, Teramo, il comune non affondi, il BIM salva l'interamnia. Sarà il consorzio del Bomano e Tordino a finanziare la Kermes sportiva. Eh, saranno 120 le squadre in arrivo da 28 nazioni, da eh, tutto il mondo. L'organizzatore eh, Fabrizio 40 ora manca solo l'ok ok dell'ENEL, poi potremo dare il via mh, ufficiale. A Giulianova niente soldi ai vigili urbani, manifestazioni a rischio, non saranno effettuati i turni di notte, in campo solo i eh, giovani. Poi il sindaco di Teramo, Brucchi, Braga, non esiste location eh, migliore. E poi a Roseto l'ex vice sindaco Montese rischia il posto di lavoro, eh, l'azienda Rolli nella quale era tornato lo taglia. Oggi 8 ore di eh, sciopero e eh, eh, lasciamo il messaggero Abruzzo, poi ci torneremo per le pagine di cronaca, andiamo a vedere ora i quotidiani principali sportivi nazionali, ovviamente in primo piano l'ottavo di finale dell'Italia di questo pomeriggio, questa è la prima pagina della gazzetta di oggi Voglia d'Italia, Saint Denis, ore 18 ci aspetta la Spagna favorita, Conte dice: Non siamo eh, comparse, si può fare. Derpellè per stupire. L'onda azzurra e la fiducia di Buffon con noi soffrono sempre. Chi vince trova i eh, tedeschi. C'è il commento dell'ex CT Arrigo Sacchi: Siamo in eh, svantaggio. Ma se ripartiamo, puntini, puntini, le mosse. Tattiche, c'è da arginare il genio di eh, Iniesta, ci difenderemo ma non, bis non bisogna farlo troppo indietro, il ruolo di Giacca è parolo. Gli ottavi di ieri, Griezmann e Bleu, eh, la Germania fa paura, il Belgio vola, quattro gol, il francese con una doppietta rimonta all'Irlanda, Draxler e Hazard danno eh, spettacolo. Poi in basso Motomondiale ad Asen, l'Italmoto naufraga sul più bello, Rossi sono stato proprio un somaro, Milan eh, Brocchi lascia, Silvio Famelina ma spunta un eh, Mr. X. Poi altri richiami, ciclo, il colpo di Nizzolo, l'Eterno Secondo è campione. Italiano Basket Ajai Messina, perde il test col Canada, Beli, eh, inteso come Beninelli, finisce in ospedale. Poi per il nuoto Pellegrini 200 da favola, Tamberi tricolore a 236. E ora fate i vostri giochi. Entriamo. Pagina 2 e 3 intera, tiki-taka chi, -tiki. prendiamoci il pallone, i tra virgolette bastardi contro le stelle, Spagna reale, Italia si può, non li battiamo da USA 94 ma siamo più freschi e se giocheremo come col Belgio... Eh, anche qui eh, puntini puntini mm, poi le probabili eh, formazioni c'è questa ehm, bella vignetta mh, sulle due pagine ed è per una sera per ehm, stupire l'attacco il nostro punto debole con la Spagna la coppia azzurra può eh, smentire la eh, critica chiaramente ci sono eh, diverse pagine dedicate alla, ehm, alla partita ecco questa qui più dedicata alla tattica Super Andres e ehm, la Criptonite la Spagna con Iniesta e gioco, ma l'Italia ha l'antidoto, soffrono il nostro 3-5-2. Eh, altre reazioni le parole dei due allenatori Conte e eh, Del Bosch e poi le parole di Buffon con noi soffrono sempre eh, orgoglio e coraggio il dissidente Ramos è l'uomo del eh, destino eh, andiamo eh, avanti eh, qui siamo alle partite di ieri Griezmann supereroe di Francia scatto dell'Irlanda ma il piccolo diavolo in tre minuti ribalta eh, tutto la Germania ora fa paura Slovacchia demolita Italia e Spagna devono già eh, tremare perché proprio la vincenza di Italia-Spagna beccherà ai quarti addirittura la eh, Germania nel, ehm, nella parte più forte, decisamente più forte eh, del eh, tabellone. Belgio, lezione di calcio, dirige il maestro Hazard, schiantata l'Ungheria, superchira evita un passivo più eh, pesante. 4-0 è finita la partita di ieri tra Belgio e eh, Ungheria. Eh, lasciamo eh, da parte eh, eh, l'europeo, andiamo eh, avanti eh, e vediamo la situazione in casa Milan che è la una uh, no, nuova squadra dell'ex bomber a questo punto del Pescale del Terrano Gianluca Lapadula, Brocchi lascia il Milan, Silvio prende tempo ma spunta un Mister X, il tecnico rimette il mandato, Berlusconi gli chiede di aspettare 48 ore, intanto per la panchina c'è un nome misterioso, società altra offerta. E poi in basso l'orgoglio di Christian voleva la padula e nessuno l'ha informato eh, dell'acquisto. Ieri ha scritto a Berlusconi, ha informato lo staff, voleva uscire a testa alta ed evitare di rimanere senza eh, squadra. Eh, andiamo. Eh... Andiamo avanti a vedere gli altri sport. Siamo al motomondiale. Naufragio ad Assen. Rossi e Dovi. Che autogol! Godono Miller e Marquez. Jack Miller, il vincitore di ieri. Dalle stampelle al successo. I dubbi per il salto dalla Moto 3. L'australiano protagonista a sorpresa. E vale non si dà pace. Sono stato un somaro. Sbaglio gravissimo. E qui la sequenza. Di foto dell'errore appunto che è costato questa caduta al dottore in curva. Andavo 5 km orari più veloce, ho frenato troppo tardi. Tra gli errori peggiori della mia carriera, ho buttato tante chance. Festival dei rimpianti anche per i Ducatisti. Dovizioso, troppe cadute, qualcosa non va. Petrucci senza il guasto, potevo vincere chiaramente si fa dura la rimonta mondiale per Valentino Rossi lasciamo i motori andiamo al ciclismo super Nizzolo gioia tricolore ora non è più Eterno secondo il milanese abbonato ai piazzamenti fugge nel finale con Brambilla e lo batte in volata chiaramente Brambilla è deluso due volte speravo almeno di andare a Rio Pozzato terzo si morde le mani ma sono contento per Nizzolo baby Moscone Quinto, volevo il eh, titolo. Avanti con eh, due speranze eh, azzurre eh, per eh, le prossime Olimpiadi a Rio. Eh, da una parte per l'atletica c'è eh, Tamberi che vola 2,36. Mi piace la misura. Non come l'ho saltata. L'altista prova anche i 2,41 eh, per superare Barswim nei 200. Uper batte Grenot De Salo. 20 secondi e 31, terzo in eh, Italia. E per il eh, nuoto, ovviamente eh, l'atletica era dedicata agli assoluti di Rieti e invece eh, per la 53 edizione del Sette Colli eh, di Nuoto la Pellegrini nuota eh, sulle nuvole. Fede domina il 200 stile libero eh, con il secondo tempo dell'anno eh, a soli due centesimi da eh, Ledecchi. Penso a lei quotidianamente da un anno e mezzo. Mi sembra di vivere un eh, sogno e andiamo a chiudere con il basket eh, eh, il risultato del torneo di Bologna, primo stop per Messina, azzurri stessi dal Canada, dopo tre vittorie l'Italia cade al supplementare, Barniene ancora fuori Berinelli in ospedale per una botta allo zigomo e anche Hackett va eh, KO, questo è il finale 71 a eh, 74 con gli azzurri che si mh, preparano al pre Olimpico. Lasciamo la gazzetta dello sport, andiamo al Corriere dello Sport che gioca un po' su uh, quello che è stato l'argomento della settimana, non sportivo uh, ma uh, a livello di, um, uh, di politica, in particolare di uh, Brexit. Italia Remain-Parigi, uh, alle 18 sfidiamo la Spagna campione, gli azzurri votano per rimanere in Europa. Conte carica la nazionale, possiamo fare l'impresa, loro stiano attenti. Florenzi c'è Dubbio, descilio, Darmian, eh, sotto la testata, Milan sempre più caos, Brocchi vuole andarsene, il tecnico si è dimesso, Berlusconi gli chiede ancora eh, pazienza. E poi um, in basso, sempre tornando a Spagna-Italia. Ecco il piano del CT, una super difesa e arginare Iniesta. La sfida di Buffon, Morata è forte, ma passiamo. Noi, eh, Francia, che paura, Germania facile, Irlanda avanti. Poi lo show di Grisman Gomez manda a casa eh, Amsic. Ieri tre ottavi di finale, stasera si chiude con Inghilterra-Islanda. Ehm, Festa, Belgio con Bashwai. Debutto e eh, gol. MotoGP vince Miller, vale eh, Scivola, sono stato un eh, somaro. Anche in questo caso entriamo nelle pagine del Corriere dello Sport. Conte, Italia mia, non è la fine, non voglio tornare a casa, dice il CT, la Spagna dovrà sudarsela, siamo pronti all'impresa, bisogna andare oltre la ragione, altro che difesa, il nostro gioco è... Ritmo, corsa ed equilibrio. Può essere la sua ultima partita con gli azzurri, il CT però ha idee eh, diverse. E peraltro vediamo cosa sta facendo eh, chi prenderà il suo posto. Ehm, Ventura è a Paxos, mare, Sole e buon cibo. L'erede di Conte è scovato nell'isola vicino a Corfù in compagnia della moglie Luciana ecco due scatti che ritraggono appunto Gian Piero Ventura prossimo commissario tecnico con la fine dell'era Conte in partenza per l'Inghilterra ma se perde è subito tempo di blues raduno del Chelsea l'11 luglio dopo l'amichevole con il Milan il debutto in premier il 13 luglio agosto eh, poi eh, ancora mh, la presentazione di Spagna Italia, da una parte Buffon cara Spagna con noi soffri e dall'altra Morata, cara Italia, non eh, tremo eh, andiamo mh, avanti De Rossi stavolta fa gli straordinari Rigorista dovrà giocarla fino in fondo sulle fasce Florenzi e uno tra Desciglio e eh, Darmian andiamo eh, avanti mh, e mh, andiamo a vedere il eh, mercato lo faremo anche eh, in eh, particolare eh, con un articolo sul, eh, sul Pescara. Qui vediamo l'uscita di scena di eh, Brocchi, come viene interpretata ehm, dal, eh, dal Corriere dello Sport. E poi ehm, abbiamo a pagina 20 il mercato del Napoli. Di Avarà si tratta, Ionita c'è l'intesa, giunto a un accordo con il eh, manager del eh, Moldavo. Roma, stretta per Badel che ha appena concluso l'europeo con la sua eh, Croazia ed ecco qui ehm, ehm, l'articolo firmato dal nostro Paolo Renzetti eh, sul Corriere dello Sport, Pescara avanti su Mati Suarez, l'argentino eh, dell'Anderlecht è la eh, priorità e questa è una foto eh, di eh, Suarez che eh, potrebbe essere uno degli attaccanti del dopo eh, la Padula, non l'unico, ma uno degli obiettivi eh, principali. Mm, con 4 milioni Gomez vola da Bielsa, il Lanus eh, cede il 50% del centrale alla Lazio, offerto pure eh, Fontanini. Eh, andiamo eh, nella pagina di Serie B e di Lega Pro e troviamo questo eh, articolo: eh, Teramo, tentazione. Eh, Sansovini, che eh, dopo ehm, ehm, il ritorno dal prestito alla eh, Cremonese, potrebbe essere girato appunto al Teramo di eh, Zauli. Ehm, ehm, abbiamo la pallavolo, World League. L'Italia si ferma sul muro USA, netto capo degli Azzurri. Zaitsev stecca e il gioco non ingrana. Lasciamo Qui il Corriere dello Sport, torniamo ai eh, quotidiani di Casa Nostra e andiamo eh, verso l'ultima eh, parte, gli ultimi dieci minuti di questa rassegna stampa. Siamo sul eh, centro e eh, andiamo a vedere la eh, due pagine sul Pescara, anticipata però da un'intervista esclusiva al eh, tecnico del Sassuolo Eusebio Di Francesco. Il verbo di Eusebio di Francesco con il gioco alla conquista dell'Europa, io e il Sassuolo siamo cresciuti insieme in questi anni. Vogliamo continuare, vacanze finite per il tecnico abruzzese dal 2012 in Emilia e i Neroverdi da ieri al lavoro in vista del debutto dei preliminari del 28 luglio. Il primo obiettivo è la qualificazione alla fase a Gironi con Pianic, la Juve ha rafforzato il suo dominio, che è bello poter andare in trasferta a... Pescara, la sua eh, Pescara. Mm, e poi a proposito di Abruzzesi, Brocchi si sfila, Milan verso Giampaolo. il tecnico ehm, va al Brescia, rimette il mandato a Berlusconi e i cinesi trattano l'80%. E poi la eh, due pagine sul eh, Pescara, intanto con l'intervista al capitano. Um, eh, Lenian Memusciai che è sponsor di Ageti e un grande difensore il centrocampista albanese, gli ho parlato della città e della promozione in A. Il mio futuro si chiama Pescara, sto benissimo qui perché eh, la città è fantastica. Bellissima esperienza all'europeo c'è un pizzico di delusione, ma siamo usciti a testa alta, porterò nel cuore il video dei tifosi che De Biasi ci ha mostrato nel pre-gara con la eh, Romania. Poi il baffo del delfino con il punto di Antonio De Leonardis, il Pescara che verrà, ispira eh, fiducia. Poi in basso Bruno a 33 anni sogna il debutto in A, il mediano dice avevo perso le speranze ma ora sono pronto a dare una mano. Eh, tra il 5 e il 9 luglio la presentazione della campagna abbonamenti per la stagione in Serie A 2016-2017. Pagina 35, primo volto nuovo in città, oggi arriva Cristante a Pescara per rilanciarsi. Visite mediche per l'ex del Milan, reduce da un paio di anni altalenanti. Domani i dirigenti a Milano per incontrare eh, gli agenti di Suarez e Ajeti. Eh, Boriello parla con Oddo e si rende disponibile ma la speranza è sempre girardino del eh, Palermo. E poi quelli della notte campioni d'Italia Wisp, Carozza decide la finale, e i Pescaresi vincono il titolo nazionale amatoriale. Avanti ancora con le squadre di Lega Pro, il nuovo corso per quanto riguarda la Virtus Lanciano, il Lanciano ridisegna lo staff societario, la scala ha promosso direttore generale Materazzi farà il mercato dopo la retrocessione si lavora per risanare i conti del bilancio attraverso le cessioni e per allestire l'organigramma, l'indicazione della famiglia Maio è quella di Allestina è una squadra giovane che possa attingere ai contributi per il minutaggio. Su Rigione eh, c'è anche eh, Lentella. Mm. E poi ancora, nella pagina eh, successiva, eh, parla il neo-DS del Teramo Fabio Lupo. Speranza resta, Sansovini vedremo. Per Amadio nessuna mh, offerta, eh, spero voglia eh, rimanere. Poi le scadenze entro giovedì. Va fatta l'iscrizione, si attendono i ripescaggi per riportare l'organico della Lega Pro a 60 eh, società. E poi mh, il punto uh, sulle squadre di eh, Serie D. Intanto sul fronte Chieti c'è sempre la polemica sulla doppia società. Il Chieti di Trevisan sceglie il tecnico Aielli, il patrono dell'altro club, dell club Pomponi. Qui c'è solo una società, siamo noi. In basso l'Avezzano, Paris, il presidente su tutte le furie per Bisegna. L'attaccante ha deciso di non rinnovare e probabilmente sceglierà gli eterni rivali dell'Aquila. Eh, fronte Vastese, prima mostra la nuova dirigenza tra i soci, entrerà il main sponsor Sarni il 25 luglio, ci sarà il raduno. Poi, San Nicolò e Pineto, ecco qui. San Nicolò, da decidere il tecnico e il DS. Intanto il DG Natali sta eh, lavorando sulle conferme dei giocatori. Il ritiro si farà a Castel Del Monte. Eh, Pineto punta sulla vecchia guardia. Restano Capitan Stacchiotti, Scartozzi, Cacciatore e Indiaie. Dal Pescara in arrivo 6-7, fuori quota. L'Aquila, oggi l'annuncio di Morgia, mancano alcuni dettagli. Se salta c'è Cappellacci, si punta al colpo Titone Molinari. Andiamo avanti, saltiamo la pagina dei direttanti. Andiamo alla pallanuoto. Le ragazze terribili. Original Marin può gridare e a uno l'impresa che manda in visibilio Lenaia di Riporta la firma della Vidonis Che a un minuto dalla fine estende la Florenzia grande cavalcata delle pescaresi Con la doppia vittoria in finale la promozione nella massima serie che mancava da 12 anni. Eh, poi ancora eh, andiamo a vedere mh, le eh, pagine eh, del, mh, mh, del campionato eh, Juniores a eh, Viola il titolo eh, regionale. Siamo al ciclismo a Viola il titolo regionale sul traguardo di Notaresco. Il diciassettenne della Nippo Vini Fantini, Free Bike, si è classificato al secondo posto nella corsa vinta dall'atleta della Costa Rica Kevin Rivera eh, Serrano, e a San Salvo la festa del ciclismo giovanile i campioni regionali nella categoria esordienti Roganti Pompei, Paolo e Giulia eh, Giuliani. Mm, il Memorial Levino Tavani di Ghionno trionfa a Fara, il corridore Francavillese vince la gran fondo nel cuore del Parco della eh, Maiella. Um, ora il basket serie 2, le due abruzzesi, la sfida di Roseto. Rifondare il roster e contendere le spese. Il club alla ricerca di un vice per coach di Paolo Antonio anche per Brian e Ferraro, la conferma è difficile. Chieti altro tassello, il rinnovo di Piccoli nel Mirino c'è Sedler, la biancorossa sarà una proget più competitiva. Di Cosmo vuole la guardia USA. Di 25 anni, ex Apollon in basso, il punto ehm, sulla Serie B. Eh, Amatori Pescara sulle tracce di eh, Mlinar, Di Emilio e eh, Grosso, sarebbero peraltro dei eh, ritorni. Eh, Campli di Annunzio Ponziani, il primo regalo per Millina, il pivot del 94, arriva da eh, Rieti, schiazza un nuovo preparatore atletico. Will Ortona a caccia eh, del tecnico, l'ipotesi è l'ex Vasto. Eh, di Salvatore. Andiamo mm, con il messaggero Abruzzo e quindi ci avviamo alla mm, conclusione del, ehm, di questa nostra eh, rassegna. Mm, ecco qui la pagina sul Pescara. Pescara arriva a Cristante, l'ex milanista in città, per effettuare le visite mediche. Decolla la trattativa con Napoli per Berre Caprari e eh, Zampano. Domani incontro decisivo per il difensore albanese Ageti, Stendardo è la prima alternativa Bizzarri eh, firma eh, vicina. Eh, con la società di De Laurenti si cerca di prelevare l'attaccante colombiano. Pressiado eh, il 6 agosto ci sarà la presentazione eh, all'Adriatico quando dunque eh, finirà. La prima parte del ritiro che si svolgerà interamente a Palena in provincia di Chieti. Vittorini, io in Serie A ancora non ci credo, il giovane difensore continua il sogno. Sarà un'emozione sfidare la Roma e chiederò la maglia al mio mito. Eh, Totti, eh, poi eh, per il motociclismo Iannone eh, rimonta ed è quinto in eh, Olanda. Avanti ancora con la eh, Lega Pro, eh, Lanciano, Pancaro o Chiesa in Panchina. La società si sta muovendo sotto le indicazioni di Materazzi, già consulente della Robur C'è da pagare D'Aversa eh, Mercato per adesso soltanto idee, piace Musto, giovane Scuola Bologna, ma i Maio non hanno ancora mh, deciso. Poi ancora Teramo tre colpi in attesa di eh, Guidone per la Serie D. L'Aquila è disposta ad aspettare il sì di Morgia ancora un po' in subordine Feola o mh, Cappellacci, amati dalla tifoseria. La proprietà lo considera elemento chiave, ma lui ha dato l'ok okay al Siena che... Ten ten. e poi per i direttanti Giulianova con Angelone si punta in alto il Giulianova che ripartirà dalla promozione con Vincenzino Angelone in panchina per l'eccellenza Pratola 1910 eh, Nero Stellati, fusione ok ehm, andiamo in serie eh, D ma non solo eh, Chieti una città tre squadre, patron Pomponi non ufficializza ancora il nuovo mister, le altre si muovono. Il rischio concreto è che in questa fase di stallo i neroverdi perdano i migliori elementi come Dos Santos, eh, Avezzano in partenza. Anche Bisegna la scintilla che ha causato la frizione è stato il contatto con l'Aquila Vastese, due nuovi ingressi in eh, società. Ehm, avanti ancora con la pallanuoto il Pescara conquista la promozione in A nella gara di ritorno di una finale equilibratissima, battuta 5 a 4 la Florenza, decide un gol di Vidonis a un minuto dalla fine. Eh, dopo una gara carica di eh, tensione, un vero miracolo per la squadra di Cianfrone che durante l'anno ha superato anche momenti eh, difficili. Per la pallavolo la sieco ancora senza centrale di Martino Tentenna, ma anche il rinforzo a completare eh, la linea col confermato eh, Simoni. E poi ancora per il eh, basket eh, di Cosmo la Proger vuol dare spettacolo. Confermato anche Piccoli. Il presidente guarda avanti, vogliamo uno straniero che entusiasmi il nostro pubblico. I Bianconossi puntano sempre su Sedler, già protagonista in Italia due anni fa, con eh, Omegna. Eh, sul fronte Roseto, il coach di Paolo Antonio, grazie agli sharks per aver creduto in me, sarà anche di esse, concentrando su di sé il doppio ruolo. E dunque, in tutto e per tutto mh, sostituirà eh, l'ex eh, capo allenatore Tony Trullo. Nessuna paura, il nostro obiettivo sarà la salvezza magari raggiunta all'ultima giornata. Vertemati e Marini, prove d'intesa a Roseto. E chiudiamo qui dunque la rassegna stampa eh, di mattino 6 di questo lunedì eh, 27 giugno 2016, vi ricordo l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 14 la prima edizione e poi le successive alle ore 19 e alle ore 23. Io ringrazio Gianni D'Areo in regia e ringrazio voi per la cortese attenzione in questa mattinata. Buona giornata.